Oltre 35 kg di hashish sono stati scoperti e sequestrati sulla spiaggia di Capaccio Pestum. A segnalare la presenza della droga due persone che, mentre passeggiavano, hanno notato un pacco contenente lo stupefacente, diviso in panetti. L'anima principale era un cartone con dentro della plastica e dello scotch che probabilmente serviva ad isolare la droga dall'acqua. Il sospetto, dunque, secondo una prima ricostruzione resa dagli inquirenti, è che il pacco sia giunto dal mare. Indagini avviate dai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Giuseppe Colella, che hanno sequestrato lo stupefacente. La droga è stata inviata ai laboratori dell'AS per le analisi di competenza. I carabinieri hanno eseguito un'attenta perlustrazione al fine di rinvenire elementi utili a decifrare la provenienza dell'ingente carico abbandonato, ma non è stato rilevato nulla. La scoperta di una tale quantità di droga, probabilmente destinata ad essere distribuita in loco o trasportata altrove, ha sollevato preoccupazione sulla possibile intensificazione delle attività criminali in zona. La presenza di un tale quantitativo di sostanze stupefacenti rappresenta un serio rischio per la sicurezza pubblica. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili di questo tentativo di contrabbando di droga e comprendere l'origine e il destino finale della sostanza stupefacente. Nel frattempo, le autorità locali hanno intensificato la sorveglianza lungo le coste e sono in allerta per prevenire eventuali altri episodi.